Svolta! Nuova scoperta fisica avvenuta recentemente. Il fenomeno in questione, rivelatoci dal fisico Hans Oersted, è l'esistenza del campo magnetico. Ma che cos'è il campo magnetico? Il campo magnetico è un campo vettoriale solenoidale generato nello spazio dal moto di una carica elettrica o da un campo elettrico variabile nel tempo. Oersted ha scoperto ciò creando un circuito con un filo conduttore, nel quale sotto ad esso ha messo un ago che si indirizzava lungo la stessa direzione del filo, al passaggio della corrente. Tuttavia, questa corrente, se era di alta intensità, l'ago diventava perpendicolare al filo. In conclusione, il fisico ha confermato che il campo magnetico esiste quando la corrente passa per un conduttore e raggiunge un oggetto generalmente ferroso. Quest'oggi è qui presente con noi il dottor Oersted per rispondere ad alcune Come è domande. avvenuta la scoperta precedentemente citata dal mio collega? La scoperta avvenne casualmente. Stavo preparando una mia lezione quando avvicinai una bussola magnetica ad un cavo in cui scorreva corrente. Notai che l'ago magnetico si mosse. Quindi ripetei l'esperimento e confermai l'esistenza del campo magnetico. Oltre alla fisica, nutri interesse in altri argomenti? Sì, fin da piccolo sono sempre stato appassionato al mondo della farmacia, dato che mio padre era un farmacista. Infatti ho conseguito una laurea in quell'ambito. Inoltre, durante il mio percorso di studi incontrai il filosofo Fichte. Fu lui il primo ad introdurmi al mondo della letteratura, che ben presto si trasformò in una passione. Passione che porto avanti pari passo con il mio lavoro. Infatti, recentemente ho iniziato a scrivere molti articoli. Grazie mille, dottore, per il suo tempo e grazie mille a voi pubblico per l'attenzione. Alla prossima.